Bentornati ragazzi, nuovo episodio della serie che sto portando su Dredge. Allora, classico come ogni inizio episodio, piccolo recap di quello che era successo nello scorso. Allora, abbiamo finalmente recuperato il cimelio di famiglia, la missione che ci aveva dato l'eremita da quest'altra parte dell'isola, quello che abita in quella zona qua. L'abbiamo recuperato e abbiamo fatto ancora una volta questo incontro ravvicinato con questo mostro marino che si aggira in questa zona tra queste scogliere, ovvero questo immagino perché suppongo che questo mostro che ci attacca sia il famoso serpente di cui parla l'eremita. Quindi ci ha attaccato ancora, danneggiandoci la nave, grazie al serpente, così non riusciremo mai a mettere in parte un soldo se continuiamo così. Ma abbiamo recuperato il cimelio, riportandola dall'eremita, che ci ha ringraziato per averlo recuperato e ci ha detto ok, ora riportalo a Ingfell dal mio fratello, il baleniere in pensione qua, che ci ha detto di portare, quindi gli abbiamo portato il cimelio, gli abbiamo detto che il fratello si scusa e che vorrebbe tornare qua, giusto per probabilmente, sai, avere la compagnia del fratello. Ricordiamo che questo eremita vive da solo su un altro lato di queste scogliere, completamente solo, con questo serpente che si aggira e che a quanto pare si scava sotto il livello del mare, tra dei buchi, delle gallerie, roba così. Quindi non è il massimo, diciamo, abitarsela da soli, no? Quindi, portando il cimelio al baleniere, ci fa ok, grazie. Probabilmente adesso andremo a parlare con l'eremita che ci dirà lo faremo salire a bordo e lo riporteremo in Infel. E il baleniere ci ha detto che però vorrebbe anche che facessimo una cosa per lui, andare a far saltare in aria un piccolo pezzo di scogliera, immagino che sia questo qua, no? In modo da aprire questa scorciatoia, no? Dato che l'ultima volta per arrivare qua, in quella zona qua, in quel buco qua, abbiamo dovuto fare tutto il giro, ok? Invece adesso ci fa apri quel buco qua in modo da poter andare diretti, immagino sia una roba così. Però prima direi di riparare la nave, perché come potete vedere abbiamo sia la canna da pesca che il motore rotto, non proprio il massimo, quindi direi di prendere, mollare gli ormeggi e andare dalla nostra cara mercante itinerante là, in modo da vendergli il pesce e, se possibile, se con la vendita del pesce facciamo abbastanza soldi, riparare questa nave, perché poverina, ne ha viste di tutti i colori. Ok, direi di... Ok. Ormeggiamo. Allora, mercato del pesce e vendiamo. Ok, 88. Perfetto. Cantiere e ripariamo tutto. Ok, ora quindi soldi adesso cos'è che abbiamo? 49 dollarozzi. Allora, anche volevo vedere anche qual è la prossima mossa da fare. Direi di poter prendere, cercare di prendere ancora un po' di spazio per le canne. Ricordiamo che dobbiamo arrivare anche a costruire lo scafo nuovo per forza. Comunque, quindi due legno, un ferraglia e una stoffa. La stoffa ce l'abbiamo. La stoffa ce l'abbiamo, anche il legno ci manca e la ferraglia, quindi dovremmo trovare anche quella lì. Oh, sono le 7:30, io direi quasi che potrei uscire a pescare ancora qualcosa, però con sto mostro che si aggira c'ho un po' l'ansietta, cioè non voglio rincontrarlo ancora e dover di nuovo riparare la nave per l'ennesima volta, quindi eviterei, direi di farsi una bella dormita, che è il giorno che la mattina andiamo dall'eremita e poi andiamo a far esplodere appunto questo cumulo di detriti che si è depositato, come ci ha chiesto appunto l'abitante, l'ex baleniere. Quindi direi di andare. Ok. Sperando che dopo aver fatto questa cosa ci sblocchi anche la dinamite, in modo da poter cominciare ad aprire i varchi tipo qui. Comunque è pieno. Ricordiamo anche lì a Midolla Maggiore c'era un punto in cui c'erano dei detriti. Oh, eremita. Chi si rivede? Cosa posso fare per te? Ok. Niente, non c'è un dialogo extra, non ci fa, non ci, non gli possiamo dire di andare, di salire a bordo, quindi allora andiamo diretti a far esplodere quei detriti. Poi magari se in zona riusciamo anche a trovare il modo, ok, che è questo, ci aveva appunto detto, ci sono... No, 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 ragazzi, però è incredibile, figa. Porca troia, ma è ovunque quel coso qua. Dov'è? Ok, vediamo di allontanarci. Porca di quella troia, oh, ma è incredibile. Guardalo. Comunque sì, immagino che sia lui il fottuto serpentone. Non ci molla, non ci... No, porca troia! Dio! Dio bastardo, lo sapevo io, figa. Oh, non ci molla. Dio
Ok, ci ha mollato. Ora proviamo a fare ancora. Perché là è figa, oh ragazzi, ma che sfiga, l'ho rotta ancora. Dai, draghiamo che magari troviamo qualcosa. Però ragazzi, veramente, cioè ovunque qualcosa qua, non riesco a girarmi. Componente per la ricerca, attenzione, questo è ottimo. Ok, proviamo a fare ancora il giro e vediamo se lo ribecchiamo. Ecco, veramente ragazzi, cioè se è così non riesco a far nulla. Non lo vedo. Ok. Un cumulo di macerie in equilibrio precario. Tre vedi denti grandi e bianchi. Una lunga miccia fuoriesce da un lato. Deve essere questo il luogo in cui un baleniere vuole creare una scorciatoia. Vuoi accendere la miccia? Direi di sì. Accendi la miccia. Eccolo. Le macerie scompaiono in acqua. Dovresti informare il baleniere. Ok, non vedo il pescione da nessuna parte. Andiamo qua a dragare quello che c'è qua. Sono abbastanza interessato. Magari se troviamo... Ok, ancora un tesorino che comunque ci serve. Possiamo portarlo poi a quel commerciante a Midolla Minore. Ok, quindi ci si è rotto il mulinello. Ok, oh. Devo stare un po' attento, ragazzi, perché purtroppo con sto coso qua in giro c'è mica tanto da stare in giro. Beh, ecco, vabbè. Poi se faccio quelle cagate qua, vediamo di fare ancora un po' di soldi, perché dobbiamo ulteriormente ancora una volta quindi riparare questa cazzo di nave. Ormai faccio solo che quello. Riparo, esco, spacco su qualcosa, riparo la nave. Cioè ormai la mia avventura si sta rivelando questa. Ok, altro pesce, ottimo. Ok, già le 21, porca troia, è già tardissimo. Andiamo a vendere il pesce. Ok, andiamo là dalla mercante. Strano che però la mercante non venga mai, cioè proprio il pesce si aggira solo tra proprio quei cunicoli lì delle scogliere al momento. Ci si è pure spenta la luce, ottimo. Mercato, vendiamo tutto. Ok, 91, ottimo, ottimo. Facciamo riparare la nave. Cioè ormai, ripeto, quello guadagno, quel poco che riesco a guadagnare, un po' lo devo buttare per sta nave attualmente. Allora, vediamo se possiamo fare anche una ricerca, dato che adesso ne abbiamo due. Allora, c'è lenza resistente al calore, lenza antigroviglio. Però queste due attualmente non mi servono. Potremmo provare o a cercare a fare la ricerca per un motore nuovo. Questo qua addirittura costa 3 e fa più 36 kN. Cosa sono? Immagino siano tipo i nodi, ma magari con, sai, che gli americani che sanno sta cosa di non poter usare i chilometri o i nodi o roba così. Motore fuori bordo perfezionato. Ma vediamo un attimo, ragazzi, perché se io compro una roba del genere, però dove la metto? Perché mi pare che sia quadrato quel coso lì di forma. Sì, è quadrato. Quindi una roba del genere io comunque non posso usarla attualmente. Perché? Dove la metto? Cioè dovrei metterla qua, ma poi non ho più spazio per mettere un altro motore. Comunque sarebbe molto più veloce probabilmente dei miei due messi insieme, eh. Però se proprio devo essere sincero, a sto punto per ora mi tengo le due cose per la ricerca. E aspetto prima di... Ah, il libro non abbiamo ancora finito di leggere, è 94, ok. Oh, facciamoci una dormita e poi andiamo dal baleniere in pensione a dirgli che abbiamo fatto saltare in aria appunto la sua amata miccia. Così gli abbiamo liberato il passato. Ok, le luci vanno. Però le luci ogni tanto vanno via, non so se è perché magari non devo tenerle accese troppo, roba del genere, è proprio magari, sai, classica cosa del banco di paranormale, come se ci sono gli spiriti, si spengono le luci, roba così. Ok, baleniere in pensione. Ce l'hai fatta, abbiamo sentito lo scoppio da qui, un eco devastante. Sono sorpreso che le scogliere non ti siano crollate in testa. Nel frattempo finiti di sgomberare, va a dire mio fratello che può tornare a casa. Ok. Adesso possiamo andare dall'eremita. Direi che nel tragitto facciamo ancora peschiamo ancora quattro cose, giusto per venderle ancora poi e guadagnare qualche soldino.
Ok, continuiamo. Ah. Ah, dovevo aspettare che andava su quello lì oro. Ciao. Ok. Peschiamo un po' di questi che sono piccolini. Ah, attenzione, persico digrignante. Un persico, abbiamo trovato un altro pesce mutato. Ah, persico digrignante. Senza occhi e senza cervello, guidato solo dal desiderio di nutrirsi. Uno scopo che ha raggiunto molte volte. Ah, è tipo un piranha brutto. Ok, quindi si mangia le cose. Ok, ok, andiamo dall'eremita. Ok. Ok, finito di leggere il libro, direi di passare al prossimo. Ok, comunque sono qua. Vediamo se qua magari c'è della ferraglia. Sì, esatto, qua ci serve proprio. Ok. Tiriamo su anche questa. Una. E uno, due. Dai. Ottimo. Ottimo, ottimo. Ottimo. Ok, andiamo a parlare con l'eremita. Mettiamo in magazzino, nella cassa qua del magazzino, quello che abbiamo trovato. Il mio magazzino, mettiamo via. Uno e uno, due. Ok, poi andiamo a costruire anche il resto, quindi, con i soldi che facciamo. Parliamo all'eremita. Chi si rivede? Che posso fare per te? Tuo fratello ti perdona, ha trovato per te un posto dove stare. Davvero? Oh, mi hai tolto un grandissimo peso dallo stomaco. Un fardello tanto vecchio che ormai l'avevo quasi dimenticato. Molto bene. Ho preso tutto, sono pronto ad andare. Ok. L'eremita sale a bordo con tutti i suoi averi. Ok, molliamo giù e partiamo. Sperando di non essere attaccati dal mostrone con l'eremita a bordo. Non mi sembra il caso, sì. Vabbè. Ragazzi, scusate. Ok. Peschiamo un po', dato quello spazio comunque. Ecco qua, ce l'abbiamo. Ottimo. Dov'è? Ok. Partiamo a razzo, torniamo qua. Ok. Beh, eccoci qua. Eccoci qui. L'eremita scorge il vecchio paliniere in piedi sul molo. Lo sta aspettando. Fratellino, sei a casa? Mi dispiace così tanto. Sono stato uno sciocco. Lo siamo stati entrambi. Entra. Ai bagagli ci penso io. I due fratelli si allontanano lungo il molo. Uno dei due si ferma per un attimo e si gira verso di te. Ah, straniero. Se trovi altre macerie da rimuovere, sappi che sto preparando altri esplosivi compatti. Vieni quando vuoi al vecchio deposito dei balenieri. Eccolo qua, ci serve. Ok. Tieni. Offro io per il tuo aiuto. Ok. Senti, spero ti possano essere utili, qualsiasi sia il tuo scopo. Ah, e poi immagino le venda. 40. Ok. Ok, 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 ma sappiamo già dove usarle il primo. Voglio provare a usarlo là dove c'era l'eremita. Oh, andiamo a vendere il pesce che abbiamo recuperato. Qua possiamo pescarne ancora. Lo facciamo. E i soldi ci servono. Trofeo, grande. Mettiamolo qua e ne peschiamo un altro, che lo spazio c'è. Ok, non possiamo pescarne altri. Ok, andiamo dalla nostra amica al mercante qua. Perfetto. Mercato del pesce. Vendi tutto quello che ho. Pesca e vedo che compra anche la roba mutata. Non si fa problemi a comprarla. Buon per lei. Ok, bacino galleggiante. Abbiamo detto di nuovi spazi per le canne. Ah, devo proprio... Mi dimentico sempre che devo tirarle fuori dal magazzino. Dovrebbe bastarmi questo, giusto? No, mi serviva una cosa in meno. In realtà mi serviva un legno in più. Vabbè, non c'è problema, ci facciamo subito anche questo. Questo lo rimettiamo via. Legno. Bacino galleggiante. Uno. E uno. Due spazi per le canne, slot aggiuntivi configurati. Dove li ha messi? Qua. Ok, mettiamo qua l'esplosivo. Ora, in realtà una canna in più non la compriamo, non ci serve. Però dobbiamo potenziare ancora il coso. Quindi dobbiamo finire con le nasse.
La stoffa ce l'abbiamo in realtà già per questo. Se non sbaglio, ne abbiamo ancora tre, quindi ci manca il legno. Dobbiamo solo trovare il legno, ma anche lì facciamo in fretta. Io direi, molliamo gli ormeggi adesso. Voglio provare a pescare ancora, giusto per, ragazzi, fare un po' di soldi, perché ci servono attualmente. Ah, luci. Ok, velocità. E peschiamo un po' qua. Vediamo se... Eo. Ok. Niente, eh. Spigola nera. Questa è nuova. Spigola rovistatrice. Questa è una di quelle mutate, invece. Ottimo. Ok. Torniamo alla nostra amica. Soprattutto perché ricordo che c'è in giro quel pescione là, bestiale. Evitiamo di far casino e farci danneggiare ancora la nave, se possibile. Ok. Mercato del pesce. Oh, vediamo cosa, di cosa parla. Spigola rovistatrice. All'interno dei suoi occhi, offuscati e sporgenti, turbinano varie forme. La luce della superficie lo acceca, ma è perfettamente in grado di rovistare nelle profondità marine. Ok, vendiamo tutto. Facciamo un bel riposino fino alla mattina e andiamo a far saltare in aria quelle macerie là che ci occupano quello spazio là. Andiamo subito. Ok, spegniamo le luci. Ok, velocità. E andiamo. Sperando non ci sia in giro ancora il piscione, perché quello stronzo gira anche la mattina. Quindi è un bel casino. Ok, andiamo a far saltare in aria questo. Sono interessato a vedere cosa c'è lì. Un cumulo di macerie in equilibrio precario. Usa gli esplosivi. Ok. E andiamo... Ah, qua ci sono delle macerie. Indaghiamo, draghiamo. Ok. Buono. Degli orecchini di zaffiro. Ma questi mi saranno... Ma spero ci faranno avere un botto di soldi. E questo qua, dalla forma che vedo già dalla preview qua, sarà il carry-on, il famoso carry-on. Reliquia scoperta. Carry-on arrugginito. Una grande cassa in rovere con una manovella arrugginita sul lato. Emette uno scampanellio lento e ritmico mentre dondola sulle onde. Ok, abbiamo trovato un nuovo cimelio che sarà da portare, immagino, al nostro caro collezionista. Ora io direi che possiamo comprare ancora un esplosivo in realtà e far saltare anche quel gruppo di macerie che ci sono lì su quella caverna lì che si apre. Però è ancora presto, quindi non mi preoccupo più di tanto. Allora, direi di mettere in magazzino il carrion intanto e questo, giusto da liberarci un po' di spazio, e compriamo gli esplosivi. Compriamone un po', giusto perché se ci spostiamo tanti soldi, ragazzi, li si fanno. Non ho notato che comunque il pesce comunque ti fa guadagnare sempre se fai una... Se peschi un bel po' di roba, comunque sei sempre sui 100 dollari anche a pescare un po' mari, quelli un po' più di merda, diciamo, per intenderci. Quindi, diciamo che è meglio avere una bella scorta adesso, in modo che se ci serve lontano da qua non dobbiamo tornare ogni volta qua a prenderli. Usa gli esplosivi. Ok. Anche qua, lì ci sono delle macerie, ma volevo evitare di... Ah, qua, questo dovrebbe essere quel pezzo di metallo che serve. Ecco, ho sbagliato, scusate. Ok, datemi un attimo, ragazzi, qua. È tostarella. Ok. Ok. Metallo raffinato, esatto. Deve essere quel pezzo che... Adesso ce la dobbiamo fare in retro. Adesso arriva il pesce, considerando la nostra... No. Un attimo, ragazzi, scusate se vi faccio venire un po'. Ok. Ok. E qua ci siamo. Molto bene. Oh, peschiamo qualcosina. Tanto che non è ancora completamente buia la zona. Direi, accendiamo la luce. Ok. E peschiamo qualcosa, più che altro per... Ripeto. Oh, ottimo. Per venderlo ancora alla ragazza. Ok, qua abbiamo già esaurito. Là c'è qualcosa, là ce ne sono ancora. Oh, scusate ragazzi, ogni tanto mi viene da schiacciare tab per aprire appunto la ruota qua degli strumenti.
Guarda, direi però di andarcene. Volevo avere almeno, volevo evitare di incorciare il nostro amico. Ora, cos'è che potremmo fare? Direi di vendere qua la roba e potremmo provare a tornare dal collezionista nella zona di Midolla, ora che abbiamo anche gli esplosivi, far saltare in aria quella zona là che avevamo visto all'inizio, nei precedenti episodi, che c'era lì, e vedere un po' cosa troviamo. Mercato del pesce, quindi tutti i pesci, 38, va bene, poteva andarci meglio, ma va bene così. Soprattutto perché abbiamo anche un po' di roba da vendere al nostro amico, la Midolla minore. Abbiamo tre esplosivi, che ci vengono sempre molto buoni. Quindi direi di farci una bella dormita. Ok. E andare poi dal collezionista. Partire per andare verso il collezionista. Direi che potrebbe essere una buona mossa fare quella cosa qua. Collezionista che è dritto davanti a noi. No, è più qua. Ok, deve essere là il collezionista. Su quell'isolotto là. Sì, bene o male sì. Ok, vedo il faro. Buona, ragazzi, a posto. Ok, andiamo un po' in mare aperto. Andiamo un po'. Ok, là vedo una torre e delle rovine in realtà. Lo noto adesso per la prima volta. Su quelle isolotte là ci sono tipo, c'è una torre. Sembra quasi anche un faro, anche quello là. E delle rovine. Sembra tipo delle colonne con delle rovine lì tutto intorno. Ah, e poi se troviamo delle macerie ci serve anche il legno, ricordiamoci. Quindi se c'è la possibilità. Andiamo qua se peschiamo. Cosa peschiamo qua? Possiamo pescare? Sì. Vediamo un po' cosa c'è. Cos'è questo? Uno squalo. Usti, è un bello grosso. Da mettere in inventario quella roba qua. Proviamo a pescarne ancora uno. Vediamo se. Ecco qua, lo incastriamo qua. Ottimo. Qua. Un albero mezzo marcio giace su quest'isola, semi nascosto dal fogliame. Alla base vi è una vecchia barca spezzata a metà. Guardiamo, sì, indaghiamo. Ok. Ok. Ok, che culo. Dovrei. Non mi ci sta questo. Ah no, ci sta, ci sta, ci sta. Sono un cretino, è vero che posso metterle anche qua le cose. Ottimo. Oh, bene. Abbiamo recuperato anche altra roba interessante. Direi di ripartire e andare verso Rocca Nera. Ora che abbiamo appunto un nuovo cimelio, vedremo se il collezionista ci darà un nuovo potere, come ha fatto l'ultima volta. E ci ha dato appunto il boost qua, con un incantesimo che ci ha fatto, leggendo da questo suo famoso libro rosso che tiene sempre in mano. Vediamo cosa riusciamo a ottenere da lui. Eccoci. Eccoci qua, tornati a Midolla. Tra le nostre isole preferite, no? Dovremmo andare a vedere anche la costruttrice se è ancora viva. Vi ricordo che si è allontanata da Midolla a Midolla. Però... E io avevo fatto un po' questa mezza teoria del fatto che più ti allontani dal faro più sei in pericolo. Anche se in realtà poi ci sono questi qua di Yngfell che sono molto lontani dal faro, nonostante si veda dal villaggio di Yngfell. Però non sembrano aver subito effetti strani, non sembrano in pericolo. C'è un cazzo di pescione gigantesco che li vuole mangiare tutti probabilmente. Però vediamo. Villa in rovina. Ok, sei ritornato. Non ero sicuro che l'avresti fatto. Trascini l'enorme carrion nella stanza, lasciando profondi solchi sulle tavole di legno sottostanti. Al collezionista non importa, è concentrato sul tuo ritrovamento. L'hai trovato sulle scogliere, vero? Vabbè, sì. Ah, eccellente. Questo dovrebbe velocizzare un po' i prossimi viaggi di ritorno. Con permesso... Il collezionista sceglie uno dei nastri argentati che pendono dal libro Cremisi e apre il volume a una pagina che non vedi. Voltandosi per consentire alla luce fioca di illuminare il testo, sussurra qualcosa sulla pagina. Ok, e quindi ci ha fatto ancora un incantesimo. Dopo qualche secondo senti un tuffo allo stomaco, come quando arriva un'onda alta. Il collezionista chiude il libro e sposta la sua attenzione su di te. Attenzione, abilità sbloccata, apparizione, e c'è scritto torna immediatamente sull'isola Rocca Nera. Ostia, questo sembra molto forte in realtà, perché se ci allontaniamo troppo possiamo tornare, anche se bisogna capire un po' com'è che funziona.
Ci sono altri cimeli da trovare, continua a cercare. Nella barriera corallina del bacino stellare potrebbero essersi accumulati dei relitti. Cerca in quella zona. Ti indico il luogo sulla mappa da cui iniziare a cercare. Ok, cominciamo. Oh, vedo, sblocchiamo. Abbiamo sbloccato un po' di domandine da fargli. Ok, direi però, ragazzi, siamo già probabilmente sulla mezz'oretta di episodio, quindi direi di fermarci qua. Con questo cliffhanger sui dialoghi del collezionista, direi che possiamo continuare al prossimo episodio partendo appunto da questi nuovi dialoghi sbloccati che abbiamo sbloccato. Quindi, io al solito vi ringrazio per aver seguito l'episodio, vi ricordo di mettere un like, lasciare un commento, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo episodio su Dredge, ragazzi.